Giornata storica per la sanità e anche ovviamente per l'ASL Roma 5 qua per Palestrina. Potete vedere lì ci sono le prime dosi di vaccino, sono 48 dosi assegnate all'ASL Roma 5, verranno somministrate al nostro personale, in particolare ai medici, agli infermieri e agli operatori che faranno le vaccinazioni a tutti gli altri. La prima tranche appunto è stata dedicata ai vaccinatori, invece domani poi arriveranno le altre dosi, ora vedremo esattamente quanti sono e partirà già domani la vera e propria campagna vaccinale, quindi probabilmente se arrivano domani nel pomeriggio speriamo già di utilizzarle fin da subito. Una giornata importante innanzitutto per il nostro ospedale, l'ospedale dei Monti Prenestini. Per tutto quello che ha fatto durante il periodo Covid, c'è stato un grande sacrificio di tutti gli operatori, dei cittadini, di una comunità che ha capito la necessità di trasformare questo ospedale in ospedale Covid per supportare tutti i pazienti malati che sono venuti e che ancora ci sono all'interno di questo ospedale. Quindi era importante dare anche un segnale di svolta partendo da Palestrina con i primi vaccini di questa ASL RM5. Sono stato il primo vaccinato della ASL Roma 5, ho effettuato il vaccino sul braccio sinistro, non ho avuto nessun tipo di problema durante la somministrazione, ho atteso i 15 minuti come da protocolli regionali e nazionali e non ho avuto nessun problema, sono estremamente felice e contento di aver fatto questa vaccinazione e spero che tutta la popolazione, tutta la faccia in maniera che questo incubo possa finire. Sì, oggi stiamo scrivendo la storia dell'ASL RM5, stiamo scrivendo la storia del nostro territorio e sono molto orgogliosa perché oggi finalmente è il giorno della rinascita. Dopo tante morti, il virus è ancora presente, ma come dico sempre, oggi si va verso l'ultimo miglio, quindi dobbiamo avere tutti ancora un po' di pazienza, rispettare le regole, però cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Dalla prossima settimana arriveranno i primi 140.000 vaccini, così ogni settimana arriveranno altri e aumenteranno per vaccinare tutta la popolazione. Ovviamente si parte da chi lavora all'interno delle strutture sanitarie, dei medici, gli infermieri, gli OSS, il personale, tutti coloro che in questo anno durissimo hanno lavorato per portare tranquillità all'interno della nostra situazione sanitaria regionale. È giusto che la prima vaccinazione dell'ASL RM5 è stata fatta proprio qui, nel nosocomio di Palestrina, che tanto ha dato non solo alla comunità di Palestrina, ma a tutti i territori limitrofi. E io voglio ringraziare veramente con il cuore tutte le operatrici e gli operatori sanitari per quello che hanno fatto per il nostro territorio e per le nostre comunità. Non ho sede del pronto soccorso, ho deciso di vaccinarmi perché credo nei vaccini e questo penso che sia uno dei vaccini più importanti per evitare e finire questa pandemia. Paese Italia si sta riprendendo, la Regione Lazio è in prima fila con l'avvio della vaccinazione. Speriamo, anzi sicuramente nei prossimi mesi avremo raggiunto degli obiettivi che solo lo scorso anno erano impensabili. È un virus che ha distrutto gli affetti, che ha distrutto le famiglie, che ha ucciso le persone, ma soprattutto ha disumanizzato il rapporto tra tutte le famiglie, anche le festività natalizie per chi le ha potute fare. Quindi il ricordo va a loro e la speranza è che questo 2021 con questi vaccini possa partire in maniera differente e arrivare a una normalità, vogliamo definirla,
o comunque alla possibilità di rivivere, di abbracciare le persone e di stare insieme ai nostri cari.